Buondì, ore 6 dalle antiche terre della Repubblica di San Marino. Oggi seguirò una traccia che oggi sono anche le ginocchiere e le gomitiere. È una traccia che si chiama Grand Tour Titano Off-Road. Boh, vedremo. Va. Per ragioni di comodità sono partito dal parcheggio del Parco Verde e quindi parte subito così. Direi che è buono. Bene, continua pure. Direi che prosegue tutto molto bene. Sono sempre in mezzo al verde. Un bel panorama laggiù. E questa è la stradina. E adesso scende. E penso che salirà lassù. La strada sarebbe proseguita di là, ma è un peccato non venire fino quassù. Siamo in cima a Ventoso. Infatti la stradina prima si collegava alla strada di Ventoso, che è pur strada, ma quando si arriva quassù c'è sempre una bella vista su San Marino. Su il resto di là faccio un 360 velocissimo. Cazzo, non mi basta il corpo, laggiù ci sarebbe il mare. E vabbè, e qui purtroppo ci sono io. Sembra un po' l'apocalisse. Non c'è traccia di umani al momento. Suonano le campane. Boh, sarà il day after. Imboccato il sentiero per Verrucchio. Oh, brucia. Non sento puzza, però non penso che andrò a Verrucchio. Se no, che titano è? E non capisco. Si sente il rumore del grano mosso dal vento, una figata mostruosa nel silenzio. Ho fatto smettere il vento. Allora, la strada girava tutto Ventoso, poi si va a Galazzano, dopodiché molta strada e qualche ghiaione fino alla superstrada di San Marino, perché poi la partenza era lì. Adesso mi sono buttato qua dentro e quindi la vedo molto meglio, non si capisce un cazzo, la traccia è molto confusa, sono dei grandi rigori. Aiuto! Sopravvissuto a quel momento di foresta, è tutto un sentierino piccolo, mi sono perso chiaramente, scappavo un cazzo, un sacco di sentierini, ne ho imboccato uno che probabilmente è più bello in discesa, perché salita ha la sua bella che è morta. Continuo su un sentiero, boh, vediamo un po' dove andremo. Allora, dopo un bel po' di ciclabile di San Marino, che è un percorso ormai noto, mi sto per avventurare in un percorso ignoto che non conosco, andando verso gli ulivi. Oh, e andiamo! Piccolo problema, qui non c'è più, qui la traccia GPS dice che c'è, ma qui c'è il campo del Signore. Porca troia, adesso valuterò, al limite scendo di qua. Ma porca troia, lo sapevo che c'era un casino qui. Come la vedete, qua scatta la versione scavalcamento. Ah, dicio, proviamo. Ed eccoci, incomincio un sentierone tutto in salita e vi presento le cipolle. Ovvero, ho imparato da pochissimo, questo è il fiore della cipolla. Cipolla chiaramente sottoterra. Guarda che roba, un cipollaio, mamma mia, bellissimi. Però purtroppo mi tocca fare la salita, però che non è di qua, ma vedete che la stradina prosegue e vaffanculo fino alla sua. Vabbè, ne tocca, ciao. Si prosegue per le vigne qua. Fra un po' che ci viene a assaggiare il vino, però ho una brutta sensazione, perché guardando il GPS fra un po'
c'è una riga dritta, molto dritta, come un'autostrada. Ho paura che il segnale qua abbia avuto una falla, quindi può darsi che fra un po' io sia completamente perduto nei campi di San Marino. Porca la madosca, manco fosse Sant'Arcangelo. Boh, ve lo dico fra un po'. Allora, siamo entrati nel parco, è ora di farci il nostro primo attraversamento, un bel bagnetto rinfrescante. Il percorso procede tutto dentro il parco, quindi bello. Per adesso niente di impegnativo, però almeno un freschino. Stavo schioppando dal caldo, mi sono sciolte le gomitiere, porca madosca, mi tocca ordinare le nuove. Proseguo. Dopo un salitone inaspettato, è il momento del cambio borraccia e un po' di snack. Tenfla. Il percorso è preceduto molto lungo i campi. Sono fermato un attimo all'ombra. Non è particolarmente impegnativo, ma stanca. E quindi un filino d'ombra. Non guasta. Girato per via Torricella, per chi la conosce. Bellissimo la San Marino visto da questa parte. Boh, ma qui non si arriva mai. Che cazzo, quanto cazzo è lungo. Dopo un altro pezzo stradale sono a Fonte dell'Ovo. Mi si è rotto anche il mio portaoggetti. Porca troia. E proseguo così. Ma non dovrei essere lontanissimo adesso Fonte dell'Ovo. Io, è come dire, un posto nel punto dell'Arabia Saudita. Però comunque, confident, siamo quasi arrivati. Tour finito. Non lo so quanto ci ho messo perché non so che cazzo è successo al Garmin, non mi ha registrato una mazza, quindi lo dovrò rifare da capo un'altra volta. Tutto sommato un bel giro, gira tutto attorno a San Marino, a parte l'ultimo tratto che c'è qualcosa di un po' più impegnativo perché è stretto, c'è insomma un po' di baratro in fondo. Sarà, ci sono solo due salite impegnative, per il resto a livello intermedio con qualche trattino un po' più difficile. Vabbè, lo registrerò un'altra volta, poi vi dirò che traccia è, se la volete copiare. Ciao a tutti!